firmato il protocollo d'intesa per la gestione del servizio di pronto intervento all'interno degli istituti scolastici capitolini. Il documento prevede un collegamento diretto tra i sistemi di allarme delle scuole e la centrale operativa NUE 112. È uno strumento molto importante per migliorare la prevenzione e il contrasto di un crimine particolarmente odioso, le effrazioni, i saccheggi delle nostre scuole dove i nostri ragazzi studiano, che sono davvero il centro del nostro futuro. Noi miglioriamo le procedure per fare in modo che ci sia un più rapido intervento delle forze dell'ordine, perché colleghiamo direttamente al numero unico d'emergenza 112 i sistemi anti-effrazione delle nostre scuole. Partiamo dalle 60 scuole in cui si sono registrati più a rischio, però l'obiettivo è arrivare a tutte le scuole che hanno i sistemi anti-effrazione. Non c'era un dialogo tecnologico diverso tra il 112 e i sistemi anti-allarme, così si saltano tanti passaggi intermedi e si va direttamente sul 112 per cercare di migliorare quindi la capacità, i tempi di intervento e di risposta. Con Roma Capitale si sono create queste condizioni tecnologiche, questo è l'obiettivo del 112, essere pronto e dare risposte ai nostri territori e a servizio dei nostri sindaci. È un lavoro di squadra quello che noi oggi vediamo e che verrà implementato. Il sindaco l'ha detto, 800 scuole circa è l'obiettivo ultimo soltanto a Roma Capitale. Noi puntiamo ovviamente di fare questo servizio per tutte le scuole della regione. Stiamo facendo tanti passi, tanti piccoli passi per la sicurezza. Nell'ambito di tante attività che stiamo facendo, una volta mi sono andato a Tor Bella Monaca, una scuola dove c'era stato un furto nella notte, hanno rubato degli strumenti musicali e io ho visto lo sconcerto dei professori, ma anche degli alunni, dei ragazzi che tanto avevano lavorato per questo. Ecco, noi dobbiamo fare tutto il possibile perché non si ripeta questo. Confido di estendere quanto più possibile questo protocollo. Partire sicuramente dai territori più critici, quali sono ad esempio alcune periferie romane, anche se non solo. Il nostro interesse è tutelare il diritto all'istruzione in tutte le zone del Lazio, perché di questo si parla, perché quando le scuole vengono private di strumenti importanti è una sottrazione di futuro ai nostri ragazzi.